Presidente, una partita non troppo bella, un pareggio forse giusto, però il Pescara può rammaricarsi perché l'azione che ha portato al gol del pareggio era viziata da un fallo, forse c'era anche un fallo su Borrelli in area di rigore, poteva essere calcio di rigore. Sì, vabbè, tanto la partita è finita, quindi inutile recriminare. Sicuramente l'azione che ha scaturito la punizione per loro viene da una punizione data contro il Pescara su Scognamiglio a centrocampo che non esiste proprio al mondo. Però va bene, è una partita equilibrata. Frosinone ha giocato una partita coperta, attenta, pronta a ripartire con le due punte che ha, con quelle palle dentro alte. Pescara ha giocato, a mio avviso, una bellissima partita perché contro una squadra forte. Ecco, il Pescara che ha cambiato anche un po' modo di giocare, un po' il modulo, ecco, un modulo che un po' più coperto però ha dato le sue buone indicazioni, quindi c'è un altro modulo su cui poter puntare nei momenti di difficoltà. Ma il mister studia le partite e studia anche gli avversari, quindi ha ritenuto di giocare in quella maniera oggi. E credo che tutto sommato il Pescara non abbia rischiato assolutamente nulla. Sul gol loro c'è anche la deviazione purtroppo sfortunata di Busellato, perché altrimenti la palla sarebbe andata sulle mani di Castrati. Quindi tutto sommato i rischi non li abbiamo presi e anzi abbiamo cercato, ha provato più volte ad entrare in porta. Devo dire anche che non per cercare alibi, però avevamo anche 4-5 giocatori di ritorno proprio negli ultimissimi giorni dalle nazionali e quindi questo un pochettino ha influito anche. Ecco, la sosta non è stata amica del Pescara rispetto alle altre squadre, perché come ha ben detto lei c'erano dei giocatori che rientravano, però si è visto una buona partita, poi si va a Perugia, domenica prossima sarà una sfida delicatissima. Ma queste le ultime tre sono state tutte delicatissime. E Perugia è un'altra di quelle squadre costruite per vincere, però noi abbiamo una buona squadra e quindi ce ne andremo a giocare anche lì. Ecco, l'ultima, forse il Pescara con Palmiero in mezzo al campo, come play si muove meglio. Ma io credo che oggi, a parte che Palmiero è un giocatore per noi importante, ma credo che Greg oggi non abbia assolutamente fatto rimpiangere, anzi. Questa è una squadra che in quella parte del campo proprio è l'unica parte dove non ha problemi.